Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata della Trenino Craft. Non mi menare che io il pax. Picchiate che c'è la magrossa. Con quelle paxolate mi hai fatto finire tutto il cibo che ci abbiamo. Marcus, dillo tu nella puntata precedente. Sì. In the previous videos. Oh. Nella puntata precedente sul fantastico sul canale, canale di Kenedan, ovviamente. Non mi fai finire le intro e poi... Nella puntata precedente, che quella due volte fa, abbiamo fatto Query con Marcus Crono. Yep. Nella mia non abbiamo fatto nient'altro abbiamo che questi Giorgio Blunghi. Benissimo. Ma guarda quanto, quanto sono forti a togliere la sabbia queste parti. Sì, menano come una iena. Oh, porco cacchio! Sto... No? Visto? Si va, vincula un sacco di usi, eh? State attenti. Sì. Allora, c'è sicuramente problema, più c'è veloce problema. Del nostro cuore. Ok, benissimo. Sì, in effetti se ci mettessimo tipo in piedi e crassimo in giù. Finisci la presentazione del tuo canale, allora, in questa puntata andremo a far a vedere per la prima volta la Trenino Craft, signori. Yeah! Che si chiama Train Craft. Sì, però è Trenino Craft perché è in italiano. Giusto. Giusto, giusto. Okay. Giusto. Non è da la zingarello. Quando un verbo foriero, no, forestiero, foresterisismo si chiama, ragazzi. Ma lo Zingarelli è Marcus, Marcus tu come hai intenzione di uscire? Così, ok. Così. L'ha concentrato. Quito, ho fatto una battuta dedicata al tuo scarsissimo senso etico. Io non ho un senso etico, cioè non è scarso, esatto. Non ce l'ho proprio. È totalmente inesistente. Esatto, esatto, è come il deodorante a casa tua. È vero. Ma perché dici questo? Povero Guido. È che lavoravo con i rumeni prima, i rumeni pure. Ma che cosa? Aspetti! Ma tutte e due, non è politically correct, o almeno provarci. Mi dissocio completamente. Da ogni affermazione. Anch'io, come anch'io. I rumeni sono grandissime persone. Pensavo seguisse un altro. Spero che siano grandissimi quelli che ti troveranno in un angolo per gonfiarti. Conosco il gergo ormai. Ma io ho appunto detto, ma lo Zingarelli è il dizionario dei Rom? Boh, bello. Che vogliamo sottolineare che i Rom non sono rumeni. No, ma hanno un sacco di memoria. Un sacco. Sì. Sì. Come parte il biosso con loro non parte roba. Beh, basta. Che roba brutta, ragazzi. Va bene, quindi dobbiamo guardare l'assembly table, giusto? Yeppa! Lo facciamo, lo guardiamo e poi chiudiamo. Lo fissiamo proprio, 15 minuti a fissarlo, perché tanto non c'è molta differenza da fissare la rondella che gira, quindi... Allora, visto che tu stai registrando, io se vuoi di Fazio... Vai. E Fazio, chi ha invitato Fazio? Che ti devo fare l'assembly table? No, che ti serve? I pistoni? Oddio, come si fanno i pistoni? I pistoni sono un pezzo di redstone, un pezzo di ferro e poi della cobblestone e del legno. Ok, il legno va sopra o va a destra? Il legno va sopra in centro. Sopra in centro. E la redstone sotto al legno. Ok, la redstone sotto al legno. Dove è finito il barrel di cobblestone? L'ho spostato di là. No, ce l'ho messa. Mi servirebbe della legna. Va qua la cobblestone. Secondo te, che sta facendo Roberto? Il legno va qui. Che sta facendo Roberto, secondo te? No, telefonata dall'organizzatore di Games Week. Okay. Ah, ok. Allora, aspetta, ti serve altra due legna. Due pistoni servono. No, la legna c'è, servono altra cobblestone, altro ferro e basta. Comunque okay. La risposta normalmente cosa sto facendo è un cazzo. Ok, perfetto. Nel dubbio, ragazzi. Nel dubbio, giro la manovella. Nel dubbio, si è addormentato come Andreotti. Eh? Posso girare la manovella? Sì, gira. Qua. Gira la ruota. Ok, ho due pistoni. Ok, ci serve dell'altro ferro. Quanto? Due. Ce li ho. E della stone cucinata. Quanta? Quattro. Allora, ce la possiamo fare. Assembly. Ma tu da assembly o da assembly? Eccola qua. Yeah, signori, assembly table. Signori, eccola qui. Vai, Edoardo, spiegaci come funziona la mod. Allora, c'è un pulsante con scritto Resize. C'è un pulsante con scritto Resize. Uno con scritto info e uno con scritto slot. Ma quello che credo che tutti, sia il progetto di un casino. Quello più usato di tutti dal nostro amico è quello con scritto cheat. Ovvio. No, ma perché dite queste cose? Siete proprio malvagi. Comunque, credo che ci infidi i pezzi e poi crei i treni. C'è l'Atomic Disassembler in questo pack! Che cos'è? È la versione ancora più truzza della Vagira. Ah, ho capito. Della ferita. Della ferita, raga. Allora,
Tato, che dobbiamo provare. Hai visto quanto lagga quando ci clicchi sopra? Porco Giuda, sì. Mamma mia, ho, no, mamma mia, ho una paura, vedere, incredibile. Dov'è l'assembly, scusami? Eccola. Io neanche la vedo. Mamma mia. Allora, sto cercando quello più facile, credo di averlo sgamato. Lo Steam, chiamare lo Steam. Il Cerepanov va a Steam ed è fatto prevalentemente di legno, quindi dovremmo poterlo fare. Sì. Allora, è Iron Chimney, Iron Boiler, Iron Firebox, dove cazzo l'hai visto il legno, lo sei solo tu? Guarda, Wooden guarda Frame, bene, Stick, ecco, e Wooden Wheels. Sì, ma tutto il resto è Iron, che ne abbiamo? Va bene, allora, va bene, cerco un altro. Allora, l'Iron Chimney si fa veloce, sono sei pezzi di ferro ai lati e ne hai due, te ne da due. Dai, facciamo questo. Dai, lo facciamo, poi non abbiamo i rails per farlo correre. Però. Non fa niente. No, lo mettiamo in casa come cultura post-moderna. Ah, ma i treni sono sette, eccoli qua. Adler, Cerepanov. Quale facciamo? Questo è tosto. No, facciamo quell'altro. Ma, scusa, allora, ma sapete che si può creare la guida della Traincraft? Davvero? C'è la guida? Sì, con un libro e sette binari. E otto binari. Io faccio quella. Hai i binari? Roberto, ti voglio proprio vedere fare i binari in questo pack. Vai. Inizia a fare la carta. No, non credo che funzioni così. Ci sta la Railcraft. Significa che devi fare la carta. L'olio di semi di colza. Dobbiamo fare la fornace quella grande di sabbia e mattoni. E noi non abbiamo clay. Mamma del Carmine. Già. Fermo, allora, le wooden. No. No, è tutto modificato, ragazzi. Ci vuole la rolling machine, ragazzi. Yes, sì, la rolling machine mi piace. Allora, no, noi la prima cosa che dobbiamo fare, buonanotte, assolutamente, andare a dormire. Poi, buonanotte. Poi, l'altra cosina... Perché nella mia schermata della chat c'è scritto rincoglionimento che è le 75? No, c'è scritto meno rincoglionimento che è le 75. Okay. Era un tentativo di svegliarti. Perché io e qui te lo stavamo dormendo e tu continuavi a lavorare. Parole grosse. Lavorare, boh, scusate, non volevo offendere nessuno. Appunto. Allora, ci dobbiamo fare la cook-oven, raga. No, ma facciamo tipo il primo treno, poi lo mettiamo tipo in acqua e muore. Beh, okay. Intanto hai fatto il libro. Va bene, hai fatto il libro? Me lo fai vedere? Modo come cazzo hai fatto a fare il libro? Il libro è nuovo. Ah, ok, ha fatto il libro. Sono buoni tutti a fare il libro, a mettere cercare. Allora, non mi dà l'Iron Chimney. Non ti dà l'Iron? L'Iron Chimney. Perfetto, già il primo conflitto di dire, raga. Grazie, Xander. No, dai, fammi vedere. Aspetta. Quindi. Steam. Ok, tu hai detto il Cerepanov. Ok. Iron Chimney. No, nella Train Workbench. Ok, perfetto. Qual è la Train Workbench? Mi viene il male al cuore. Eccola, l'ho trovata. È una fornace, sei pezzi di legna e due di... Di Iron. Scusate, che c'ho sto vizio in testa, davvero, guarda, è una cosa incredibile. Ma... Vai. Scusate, allora, la fornace sono bravo. Quindi bisogna fare la Blast Furnace, Cresolite, quelle schifezze là. Sì, dovremmo farlo prima o poi. Va eccola bene. Qua, la Traincraft. Train ok, Born, quindi Benz, così... Cioè. Iron da? Chimneys perfetto. 2. Perfetto. Ok. Abbiamo un ciuffo allegro, molto bene. Poi ci servono tre secchielli d'acqua per fare il boilerone. Che non li puoi fare nella Train Workbench, suppongo. Perché la Train Workbench. Ma che stronzi però, Cioè, hai ragione pure tu. Ok. Poi e vai a vedere quello subito dopo, successivo. Ok. 1, 2, 3. Poi per l'Iron Firebox ci serve un acciarino e tutto attorno iron. Siamo ce ne dà sempre l'iron, due. Sì. Ok. Quindi possiamo fare due treni questa volta. Robby, ce l'hai del cerchi del flint, cortesemonte. Treni sì, poi due wooden frame si fanno con 5 pezzi di wood, va bene? Aspetta, ti prendo il wood. I wooden wheels con un log e del wood attorno. Se ti serve la cosa dell'acciarino. E uno stick. È l'occasione buona per andare in miniera. Ma come? Devo scavare la ghiaia, no? Ma se ce l'abbiamo, la vuoi rompere. Uno? Abbiamo il gravel. Quanto te ne serve? Abbiamo il flint comunque. Ne abbiamo di flint. Ma l'ho trovato io. Ma abbiamo il flint, ragazzi. Perché l'ho trovato nella puntata precedente e te l'ho portato. Esatto, eccolo, vedi. Il flint. Sono andato acciarino. Quindi ci serve soltanto in realtà un log a caso. Eccolo. Un logaritmo. Tieni. L'integrale di X. Vai. Prendetelo. Okay. Prendetene tutti. Quindi, se mettiamo questo log qua e mettiamo questo attorno,
ci fa 4 wheels, perfetto. Poi sicuramente se ti dice, manca l'energia. Così, wooden frame, perfetto. Se mettiamo questo attorno... Tra l'altro sono proprio stronzi. Perché... E l'acciarino ci dà 2 iron firebox, dovremmo essere a posto. Vai, allora, vai, vediamo sto treno. Butta dentro. Allora. E poi avremo praticamente 8000 treni neanche un binario. Neanche un binario, ovvio. Però abbiamo fatto un treno, ragazzi. Oh, era trenino Graft, il primo treno. Lo metti a questo, sarà nel museo. Mi serve uno stick, cazzo, la cosa ecco più semplice. Dov'è lo stick? Lo stick? Ma sì. L'hai fatto le wheel? Eccolo, sì, prendilo, sì, è nel workbench. Vai con lo stick, ci siamo? Momento di suspense. Non vedo niente. Nel train workbench ho fatto lo stick. Ah, nel train workbench, grazie. E lì arriva la mia limitatezza mentale. Okay. Ah, Dio, quanto lagga quando l'apro. Puttana. E non esce. Wait. Ah cazzo, ne servono 2. Possiamo farlo. Perché? Perché ce ne stanno 3 tipi? Sono identici. Ne fa 4. Vabbè, prendine uno. Vedi che succede. Spariscono tutti. L'ho preso. L'hai preso? Andiamo a piazzarlo. Vediamo che succede. Noi abbiamo un trenino ed è inutile, però ce l'abbiamo. Non lo posso piazzare. No! Ci servono delle rail. Marcus, dobbiamo trovare o un villaggio o un dungeon vero. Perché? Ci servono delle rails. Beh, che mica le trovi lì dentro. Le fai. Le fai. Per le prime, giusto per poter piazzare i treni. No, nei villaggi ci trovi le ferroviette di solito, le piccole stazioncine. No, nei villaggi no, le trovi nelle mineshaft. Quelle sì, quelle delle vai a non so se ci sono, non so se ci sono i villaggi con le casette fighe. No, non ci sono. Oddio, c'è quella. Se la Railcraft l'ha messa, sì. Potremmo andare a cercare. Potremmo andare a cercare un villaggio. Quando ma lo faremo nella prossima puntata sul canale di Marcus Cron. Esatto. Se non troviamo nel villaggio i pezzi di ferrovia, insultiamo Xander. Va benissimo. Sì, sono d'accordo. Forte proprio. Tanto viene anche in Yeah. Ok. Gli facciamo una doccia di birra. No, 5.000 pollici su spreca. Per il trentenne Quittolo. 10.000 pollici su per il miliardenne Marcus Cron. E tutto quello che rimane. Tutto quello che rimane. Al grande che è caduto a terra dal tavolo. Ricordatevi la prossima puntata sul canale di Marcus Cron. Quella prima di questa invece sul canale di Keledan. Se avete dei problemi a seguire. Ragazzi, il nostro Corri ha fatto un pezzo di alluminio. E se vi facciamo cagare al cazzo c'è sempre Favij. Yeah. Bella tutti ragazzi. Ciao. Gioco ai videogames da quando avevo 2 anni.